Amici di Radio Speranza in Blu, un caro saluto da Davide di Amicis che vi parla e ben ritrovati a Servizi e Interviste, la nostra rubrica di approfondimento pronta a tenervi compagnia anche questa settimana. Facendo un salto indietro di un giorno, a domenica 11 dicembre 2022, per parlarvi della festa diocesana dei catechisti che si è tenuta nel pomeriggio presso il Santuario del Cuore Immacolato di Maria a Pescara in via Amerigo Vespucci, alla presenza di decine di educatori e catechisti giunti da varie parrocchie dell'arcidiocesi di Pescara Penne per condividere un momento di preghiera, riflessione, gioco, animazione, ripartenza dopo gli anni grigi, bui della pandemia, un modo per ripartire tutti insieme, diretti, coordinati dall'ufficio catechistico diocesano diretto da Massimiliano Petricca e dall'arcivescovo Valentinetti, che per i catechisti ha avuto parole importanti, parole intense, frutto di un'esperienza pratica concreta che il presule ha vissuto insieme a un gruppo di studenti, ad una classe di studenti di una scuola pescarese. Ma ce lo racconta lui stesso, ascoltiamo le sue parole. Voglio raccontare un'esperienza bella che vi può essere utile come catechisti. Sono stato invitato dagli insegnanti di religione di una scuola superiore, non vi dico quale insegnante, e mi sono fatto 4 ore di presenza, perché le prime 2 ore c'era un'assemblea sindacale che poteva, se non erano preventivate, 6 ore di presenza, e giovedì prossimo ci tornerò. Allora, la cosa che mi ha colpito molto è che i ragazzi, al di là del, diciamo così, molti avevano dei preconcetti nei confronti della Chiesa, nei confronti del Papa, dei vescovi, dei sacerdoti, dei catechisti, perché non nemmeno voi sfuggite all'analisi logica e grammaticale di questi ragazzi, solamente tutti ragazzi abbastanza grandi delle ultime classi della scuola superiore. Ma quello che mi ha colpito molto è il fatto che denunciavano che nella catechesi non avevano trovato niente. Al massimo avevano trovato un insegnamento scolastico, al massimo, ripeto, al di là dei pregiudizi, al di là dei... E poi qualcuno lamentava anche un insegnamento catechistico di carattere moralistico, più che l'incontro con Gesù, l'incontro con una persona vivente, le leggi morali che, per amor del cielo, non bisogna neanche conoscere, molti facevano riferimento ai 10 comandamenti, ma che in realtà per loro oggi non dicono più niente. Allora, io purtroppo devo dare ragione a una frase che il cardinal Ratzinger disse quando era prefetto della dottrina della fede, e che poi ha ripetuto anche in altre circostanze Papa Benedetto, che purtroppo da ormai 30-40 anni la catechesi nelle comunità parrocchiali non aveva più la capacità della trasmissione della fede. Questo naturalmente non è colpa solo dei catechisti, sia ben chiaro, e anche responsabilità delle famiglie, e noi sappiamo molto bene che fatica facciamo a coinvolgere le famiglie nel percorso catechistico, ed è colpa forse anche della struttura in quanto tale. Però la cosa mi ha fatto molto 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 pensare. Perché? Perché io da tanto tempo che sto ripetendo, l'ho detto anche a voi molte volte, che la catechesi va ripensata come cammino di fede. Non può più essere una dimensione di rapporto scolastico, quindi se avete ancora i banchi dentro le aule di catechismo fatele sparire, perché queste le mette completamente in rotta di collisione con la loro mentalità. Qualcuno mi ha detto molto chiaramente, dopo la prima comunione, anzi uno ha detto, la prima comunione l'ho fatta non tanto per far contente mamma e papà, ma per far contente i miei nonni. Quindi figuratevi, ma se avessi avuto un minimo pensiero di rimanere a fare catechismo, io dopo la prima comunione me ne sono andato.
e non ho messo più piede in parte. Allora, io credo che qui lo sforzo che dobbiamo fare sul serio è nell'idea dei cammini di fede, dove ci vuole anche la parte della trasmissione dei contenuti, ma ci vuole l'esperienza della preghiera, che non è il Padre nostro, ma è Maria Gloria al Padre, l'esperienza dell'ascolto della parola di Dio, l'esperienza della carità, dell'impegno per gli altri, ci vuole l'esperienza di una partecipazione comunitaria ad un evento, ci vuole l'esperienza di una visita forte a qualche realtà, ci vuole una marea di inventive che sinceramente dobbiamo mettere in atto. Allora, quello che io vi chiedo, esortate i vostri parroci a chiedere all'ufficio catechistico, all'equipe che sta riformulando le idee da un punto di vista dei cammini catechistici, di venire a fare nelle vostre parrocchie dei laboratori. Chiedete dei laboratori, perché noi veniamo a farvi i laboratori, però poi questi laboratori si devono trasformare in concretezza. Naturalmente nessuno di noi nasce avendo lo scibile nel sapere che cosa bisogna fare, però bisogna provarci, perché chiaramente voi come me state assistendo all'assenza totale dei giovani e state assistendo purtroppo anche all'assenza quasi totale degli adolescenti. Allora, di chi è la colpa? Non è di tutti e non è di nessuno, forse anche mia, perché non ho fatto abbastanza fino adesso. Però questo è il momento in cui, anche se qualcuno mi dice i buoi sono scappati e la stalla è inutile che la chiudete, perché questo è il proverbio che si dice, però noi ci dobbiamo provare. Ma non tanto per avere le masse di gente che forse avevamo una volta, ma per riavere una comunità cristiana fatta anche di poche persone. Ma quelle poche persone, scusate se ripeto uno slogan che ormai mi è diventato molto caro, che siano credenti credibili, credenti credibili. E ricordatevi sempre che la comunicazione della fede non avviene per concetti, non avviene per moralità, avviene mano nella mano, esperienza per esperienza. Se c'è un'esperienza forte di voi catechisti da un punto di vista di fede, certamente comunicate la fede ai ragazzi che vi stanno attorno. Credo che sia questa la strada. Il Signore sta preparando delle cose belle, lo sto ripetendo molto spesso questa cosa, per la Santa Chiesa, ma una Chiesa altra. Scordatevi la Chiesa che abbiamo vissuto fino adesso, scusate se sono brutale, ma scordatevi la Chiesa che abbiamo vissuto fino adesso. La Chiesa deve ringiovanirsi, e l'occasione di questo percorso sinodale che stiamo facendo è l'occasione opportuna anche per riallacciare percorsi, riallacciare contatti. Il ministero di catechista che io ho chiesto debba essere istituito a qualcuno di voi, non alla massa dei catechisti, perché non serve, a qualcuno di voi nelle vostre parrocchie, è proprio perché ci sia qualcuno, catechista un po' più maturo, di essere polo di attrazione per l'elaborazione dei cammini di fede, che non deve fare da solo, naturalmente, che deve fare con l'aiuto del Papa, che deve fare con l'aiuto degli altri catechisti. Dunque, riflessione, preghiera, gioco, animazione e anche divertimento attraverso il concerto gospel dei The Original Newport Singer Gospel, che si sono esibiti, questo coro gospel diretto da Maria Grazia Palusci, che ha davvero allietato la presenza il pomeriggio dei catechisti pescaresi. E noi abbiamo voluto ancora di più approfondire quelle che sono state le parole dell'arcivescovo
l'arcivescovo, cercando di intravedere quello che potrà essere il cammino da percorrere, proprio con il direttore dell'ufficio catechistico diocesano, Massimiliano Petricca. Ascoltiamolo. Dunque, quest'11 dicembre, terza domenica d'Avvento, la domenica della gioia, e allora davvero avete colto l'occasione per celebrare questa festa dei catechisti. Come dire, celebrare un ritorno, insomma, alla normalità, alla piena operatività, dopo il tempo difficile della pandemia che ha visto doversi arrangiare tanti catechisti, ma lo hanno fatto molto bene. Sì, buonasera, buongiorno, secondo gli orari, a tutti gli ascoltatori. Sì, è stata una piacevole coincidenza questa della giornata, della domenica della gioia. Abbiamo pensato come ufficio di organizzare questo pomeriggio di festa per ricompattare un po' gli educatori, i catechisti delle diocesi, dopo questo periodo abbastanza difficile su vari fronti, ma anche umanamente delle stesse persone, degli stessi catechisti, e cercare, ecco, con questo evento un momento di riflessione e di ripartenza, per cercare di immaginare insieme quello che dovrà essere il servizio del catechista per la Chiesa che viene. Non è facile, non spetterà solo a noi certamente, ma noi vogliamo dare il nostro piccolo contributo. Lo avete fatto con semplicità, attraverso una festa fatta di un momento di preghiera e poi giochi e un concerto, un coro gospel. Quindi proprio un modo per alimentare e riportare al sorriso i nostri catechisti. Certo. L'idea di fondo è lo stare insieme, il confrontarsi e lo scambiarsi le esperienze, ma non si può fare senza un momento di preghiera, di comunione con il Signore. Quindi abbiamo fatto una piccola attività personale di riflessione, e poi lo stare insieme significa due cose: giocare insieme e mangiare insieme, principalmente questo. E poi saremo allietati anche da un coro gospel, visto che si avvicina anche il Natale, e quindi ci sarà un bel modo per scambiarsi gli auguri di Natale. Sono i The Original Newport Singer Gospel, il coro diretto da Maria Grazia Palusci, che si esibiranno e che Radio Speranza ha seguito in diretta. Insomma, un bel momento e poi si riparte. Come vedi questa ripartenza? Dicevi ai catechisti che nulla potrà essere più come prima. In qualche modo sì, la pandemia ha decisamente fatto capire che alcune cose che avevamo dato per scontate ormai, non che non sono buone più, ci mancherebbe, non va buttato nulla, ma che devono essere sicuramente riviste, perché alcune cose si facevano con dei criteri che adesso non sono più corrispondente alle esigenze delle persone. Quindi il nostro compito è, nell'ascolto dello Spirito, immaginare creativamente qualcosa che possa venire incontro alle esigenze dei futuri cristiani che la Chiesa ci metterà a disposizione. In base al tuo occhio, cosa è che non va più, cosa si può salvare e invece cosa manca, cosa prefiguri che vada elaborato? Due cose sostanzialmente, io credo. Intanto l'allontanarsi il più possibile da una forma di catechesi che era più vicina alla scuola, in una maniera proprio scolastica. Anche i ritmi stessi seguirono i ritmi della scuola, gli incontri di catechismo nelle parrocchie. Ecco, cominciare a staccarsi da questo sistema, anche per far capire che non è una materia in più, è qualcosa di molto più importante. Seconda cosa è andare su una catechesi molto più esperienziale, quindi che possa toccare alcune corde del bambino, del ragazzo, e dargli senso. Quindi più a livello esperienziale e un po' di meno a livello nozionistico, ma anche la scuola si sta muovendo su questi fronti. Altra cosa, se posso aggiungere, è puntare sugli adulti. Questo è un altro problema grande, ma è una grande esigenza della Chiesa, e quindi avvicinarsi al mondo degli adulti, anche qui con proposte creative e soprattutto a misura
della vita delle persone. E in tutto questo cammino di rinnovamento, la figura del catechista che diventa un ministero ordinato. Questo rafforza, ma o forse complica anche il vostro lavoro, quello del catechista? Quali sono le prospettive? Allora, qui in realtà è un lavoro non solo dell'ufficio catechistico, ma in maniera principale dell'arcivescovo con i suoi più stretti collaboratori, perché non solo la figura del catechista, ma anche quella del lettore dell'accoglio vengono riviste in un'ottica diversa. Certo, questo non significa che ogni catechista avrà questo ministero di per sé, ma l'idea di fondo è quella di individuare nelle varie comunità una o due persone così più avanti, anche come posso dire, dalla comunità ben viste, e affidare a questi il coordinamento interno del catechismo, sia nel pensiero e anche il collegamento con la diocesi attraverso l'ufficio. Quindi è una figura che va, come dire, ripensata, ma molto bene, perché altrimenti ci potrebbero essere dei fraintendimenti, e quindi è un cammino, siamo solo all'inizio, però andiamo verso questa direzione qua. Per concludere, alla fine di un anno, il 2022 è ancora complicato, quasi all'inizio di un nuovo anno, il 2023, in cui si spera le cose vadano meglio, qual è l'auspicio dell'Ufficio Catechistico Diocesano e del suo direttore? Beh, l'auspicio è che si ritorni a una non normalità, ma a una consapevolezza, cioè si riprenda in mano l'azione catechistica nelle varie comunità, nelle varie parrocchie, ognuno a suo modo, con le sue forze, con le proprie forze, certamente. Come ufficio, a parte questa festa iniziale che voleva essere proprio un riguardarsi un po' in faccia e ricominciare questo cammino, stiamo pensando di continuare alcune cose già fatte, come l'ospitalità qui in radio offerta per la trasmissione Radio Cat, e poi alcuni appuntamenti di formazione, questo sì. Non abbiamo ancora fatto un calendario perché vogliamo attendere gli altri calendari in modo da non far accavallare gli eventi, ma ci saranno dei ritiri e dei momenti di formazione proprio specifico per il catechista. Grazie a Massimiliano Petricca, direttore dell'Ufficio Catechistico Diocesano, e a risentirci con Radio Cat su Radio Speranza. Benissimo, grazie, e approfitto per fare gli auguri di un sereno e santo Natale. Per il momento è tutto, servizi e interviste finisce qui. Davide De Amicis vi ringrazia per l'attenzione e vi dà appuntamento come sempre anche a domani alle 18.13, replica alle 22 e l'indomani mattina alle 6.35. Grazie per l'attenzione, a risentirci.